Ciao Laura, ciao a tutti. Nella lezione di oggi parleremo della distribuzione del peso del corpo nei colpi a rimbalzo, quindi nel diritto e nel rovescio. Come otteniamo una buona distribuzione del peso del corpo nel tennis? Tramite una tecnica che è denominata la rullata del piede. Indipendentemente dal piede con il quale arriviamo sulla palla prima di colpirla, e vedremo che soprattutto con il diritto molto spesso si arriva in una posizione frontale quando la palla è distante, quindi con il piede destro, mentre quando la palla è un po' più vicina al corpo generalmente si arriva nella posizione di affiancamento e quindi con il piede sinistro in avanti. Comunque, indipendentemente dal piede con il quale si arriva sulla palla, noi andremo a trasferire tutto il peso del corpo prima sul tallone del piede per poi passare sulla punta del piede stesso. In questo modo otteniamo tre risultati fondamentali in questo sport. Il primo è quello di prendere la massima energia dal terreno di gioco. In questo caso il corpo funziona come una vera e propria catena cinetica che prende energia dal terreno e tramite il corpo stesso la trasferisce sulla palla. Il secondo risultato è quello di avere una flessione degli arti inferiori ideale prima dell'impatto sulla palla. Il terzo risultato, molto importante, è quello di ottenere il massimo controllo nell'esecuzione del colpo. Molto spesso vi sarà capitato durante una partita di tennis, nei momenti più difficili, di provare paura. Ecco, è proprio quando subentra la paura che noi tendiamo a trasferire il peso del corpo lontano dalla palla, affidandoci esclusivamente alla sensibilità del nostro braccio. Ed è proprio in queste occasioni che si commettono gli errori più grossolani. Ma adesso, tramite tre esercizi, andremo a vedere quanto detto finora con l'aiuto di un'allieva della scuola agonistica della Virtus Tennis, Matilde Gamberini. Nel primo esercizio che vi proponiamo, il maestro è posizionato vicino all'allievo e fornisce le palle con le mani, questo per monitorare meglio l'azione di gioco. Come potete vedere dalle immagini, avviene il trasferimento del peso del corpo, come avevamo detto nell'introduzione della lezione di oggi, sull'ultimo appoggio prima dell'impatto della palla. Avviene quella che è definita la rullata del piede, quindi tutto il peso del corpo si trasferisce su tutta la pianta del piede per poi passare sulla palla. Ed è molto evidente da queste immagini come nel diritto, quando la palla è lontana, Matilde la va a colpire assumendo una posizione frontale, quindi andandola a cercare con il piede destro. Quando la palla è più vicina, Matilde si affianca, la va comunque a cercare la pallina con il piede destro, ma poi si mette in una posizione di affiancamento e colpisce la palla. Così come nel rovescio, ma nel rovescio vediamo che Matilde colpisce quasi esclusivamente arrivando di fianco, perché comunque sul rovescio è molto più complicato arrivare con una posizione frontale, perché abbiamo meno forza dalla parte sinistra del corpo. Nel secondo esercizio, in questa progressione didattica, tutto diventa un po' più complicato. Il maestro fornisce la palla stando dall'altra parte del campo con la racchetta. L'esercizio sostanzialmente è molto simile al primo, ma è molto più rapido. Anche in questo caso possiamo notare il trasferimento del peso del corpo
sempre sull'ultimo appoggio, sia sul diritto che sul rovescio. Matilde tende sostanzialmente a trasferire il peso del corpo, assumendo forse una posizione un po' rigida. A questo riguardo io vorrei dare un ulteriore consiglio a tutti gli appassionati. Quando vi sentite particolarmente rigidi in una partita di tennis, il consiglio che vi do è quello di allentare leggermente la presa sull'impugnatura della racchetta. In questo modo l'azione sarà molto più fluida. Infine, nell'ultimo esercizio c'è una proiezione verso la rete del nostro allievo. Il maestro fornisce una palla più corta, quindi l'allievo deve entrare dentro al campo e colpire una palla in avanzamento. È una situazione, una classica situazione di offensiva che ci proietta appunto verso la conquista della rete. In questo caso è molto evidente il trasferimento che avviene del peso del corpo dal piede destro al piede sinistro per quanto riguarda il diritto e dal piede sinistro al piede destro per quanto riguarda il rovescio, e quindi avviene una rullata perfetta da parte di entrambi i piedi, che vanno a ricercare il giusto impatto sulla palla. Infine, volevo ricordarvi, dopo aver visto i tre esercizi, che quando arriviamo in una posizione frontale, e quindi come abbiamo visto sul diritto con il piede destro, comunque è fondamentale e molto importante ruotare la spalla destra per caricare il colpo. Di fatto le gambe sono in una posizione frontale, ma il busto e le spalle si posizionano di fianco rispetto alla pallina. Io con questo ho finito la lezione di oggi, vi auguro a tutti buone feste e ci vediamo alla prossima lezione. Ciao a tutti.